Da quel molo, mio suocero, a 18 anni, partì per andare in America. Era il 1929. È stato più facile essere un italiano in America che un ligure a Genova che veniva dalla campagna. 40 anni e poi è tornato a casa, da quel molo. Una storia, è tornato, ha vissuto come gli immigrati che vengono oggi qui e poi è ritornato a casa. E là era come gli immigrati qua per i primi anni. Poi ha avviato un supermercato e ha fatto la sua strada. Ne vuole 9 di fila. Buongiorno a tutti e benvenuti alla 10ª convention di CGM, del gruppo cooperativo CGM, ormai tradizionale e storico appuntamento per tutto il sistema CGM che si ritrova a Minervino. Siamo a Genova, come potete sentire, dalle sirene, diciamo, delle navi. Io penso che i cooperatori sociali siano persone che hanno una dote fondamentale, che è la percezione del futuro. Cerco di rispondere alla domanda evitando un approccio retorico, che sarebbe il più facile, e parlo invece di senso del futuro. Cioè dire, se si ha il senso che il mondo non finisce con la propria fine e quindi si ha un senso del futuro, ci si impegna perché sia migliore anche oltre di noi. Questo dà una prospettiva di lungo periodo e quasi per necessità porta a un atteggiamento di generosità, che è la premessa per il lavoro di cooperazione sociale. Questo lavoro, secondo me, non si può fare se uno concepisce la propria esistenza chiusa dentro i confini biologici della propria vita. Può sembrare un discorso difficile, ma tutto questo poi è molto chiaro a livello istintivo. C'è della gente che pensa che il mondo sia un valore in sé, che vada preservato al di là della propria esistenza. Chi fa cooperazione questa percezione ce l'ha, ha quindi una grande generosità, lavora pensando al futuro del mondo, non soltanto al presente, quindi non ha un atteggiamento predatorio. Ecco, il cooperatore è colui che non ha un atteggiamento predatorio nei confronti della realtà. E di questi tempi, non voglio dire altro per non essere retorico, è sicuramente una grande ricchezza. Torno a fare il giornalista. Tra pochi giorni ritornerò al Sole 24 Ore, però sicuramente, come dire, questa è un'esperienza che segna, quindi indubbiamente a livello affettivo e non soltanto, io spero anche a livello poi di impegno si possa continuare, poi vedremo come.
i cooperatori hanno sicuramente una marcia in più, cioè ci mettono il cuore oltre che la testa, e chiaramente lavorano per il bene comune, che insomma credo che sia la cosa assolutamente più bella che ci possa essere, quindi lavorare non soltanto per reddito, per profitto, ma anche per creare un qualcosa di bello per gli altri, di buono per tutti. Quando si è in grossa sofferenza, in grossa crisi, in grossa difficoltà, il movimento è quello di ritrovarsi intorno a un tavolo, guardarsi negli occhi e dire: adesso tocca a noi, non tocca a nessun altro. E lì io ho scoperto che riusciamo a tirar fuori le migliori risorse che abbiamo dentro. Questo è quello che voglio lasciare a tutti, perché c'è sempre una soluzione. A volte il semplice guardarsi negli occhi intorno a un tavolo è già l'inizio di una soluzione. Tutti dicono siamo in crisi, io credo invece che il sociale sia quella parte positiva della comunità che dà fiducia, dà speranza per il futuro. Secondo me sicuramente ci deve essere una capacità di ascolto, una capacità di lettura e una disponibilità allo sviluppo, al cambiamento, una forte, esatto, propensione a voler andare oltre a quello che è già stato il livello di raggiunto. Questo per la nostra esperienza, mettendo al centro la persona che può essere la persona che usufruisce dei nostri servizi, la persona che è chi lavora all'interno delle cooperative o del consorzio, la persona che è chi fa parte della comunità territoriale. Io sono un fisico teorico, per molti anni ho fatto ricerca di meccanica statistica, e negli anni in cui mi arrivavano le proposte più importanti dall'MIT in America, dall'École Normale in Francia, dalle principali università israeliane, ho scelto di lasciare tutto e di creare un centro di ricerca intervento che da una parte fa ricerca sui modelli economici e dall'altro lato sperimenta la promozione di economia sociale, di una nuova economia maschile e femminile, dove gli esclusi dello sviluppo possano trovare cittadinanza. Di emblematico è stata proprio questa sentirsi piccola e anche insicura, e sentirsi anche un po' accompagnata. Ho incontrato delle persone che mi hanno sicuramente formata, e questo è sempre grazie alla cooperazione, quindi sicuramente è un percorso di crescita. Guarda, la cosa che ha caratterizzato il nostro percorso è stata quella di essere stati innanzitutto un gruppo di amici che credevano, che avevano un po' l'utopia di poter cambiare le cose. E la cosa che mi ha cambiato è quello che in questi anni ho potuto verificare spesso concretamente, che le cose nel piccolo si possono davvero cambiare, no? Prendendole pezzo a pezzo, sapendo che comunque non potrai essere tu quello che salva il mondo, però nel tuo piccolo, se ti impegni, se trovi i collegamenti giusti, le cose possono cambiare davvero. Mi sento libero. Rispetto alla mia esperienza personale, ho scoperto nella cooperazione sociale uno spazio di libertà, uno spazio di espressività, uno spazio di dignità,
questa è la mia forte emozione, cioè di essere una terra difficile come la Sicilia, avere spazi di libertà vera, di dignità e di rispetto. La nostra azione antimafia è lavorare quotidianamente accanto a chi ha un bisogno, a chi esprime un bisogno. La nostra lotta antimafia è continuare a fare quello che facciamo nel modo in cui l'abbiamo fatto, senza slogan, senza altro, ma lavorando quotidianamente nei nostri servizi e garantendo qualità. Questo è fare antimafia, perché significa proporre un modello diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, e questo è fare antimafia. Abbiamo cooperative che lavorano nei territori più difficili di Napoli, Forcella, Scampia, no? E quindi vedi ragazzi che veramente riescono ad avere un futuro, così via. L'immagine è la fierezza di fare questo tipo di lavoro a Napoli, perché sai che ha un senso, hai degli obiettivi, hai la dignità di fare alcune cose, questo sì, sicuramente. Beh, CGM, noi stiamo qua e abbiamo, come dicevo, la dignità di fare le cose perché c'è CGM. Senza saremmo spariti o saremmo preda di strane altre cose. La parte più brutta forse negli ultimi due anni, un anno, è che un consorzio di cooperative con cui noi siamo andati sempre in scontro ha avuto interdittiva antimafia, perché era un riciclaggio di clan dei casalesi, di cooperative sociali. Allora, se non ci sono reti forti, etiche, con dei sensi dietro, un rischio è quello. Quindi senza CGM molte cooperative sarebbero morte, molte cooperative non esisterebbero, i consorzi sarebbero deboli. Invece grazie a CGM che siamo presenti sui territori, riusciamo a costruire, riusciamo a essere presenti e a continuare. Senza non ci sarebbe stato questo pezzo di cooperazione, che senza non ci sarebbe questo simbolo di cooperazione, di legalità, di etica, di avere un senso ed una visione di un futuro. Il grande problema che abbiamo oggi è che tu vedi i ragazzi non hanno visione del futuro, non lo vedono. Invece le reti ti aiutano a vedere anche questo, di stare insieme per avere una visione di futuro. Questo è un grande valore aggiunto. E abbiamo scelto Genova perché? Perché a me piace il mare, perché la Liguria sta crescendo e quindi di solito la convention accompagna i luoghi che sono vitali e quindi poi anche si colloca nei posti dove i nostri consorzi stanno lavorando per crescere nella rete, nella connessione, nel collegamento col territorio. È un po' anche per caso, perché cerchi un posto e il posto si fa trovare. Quando mi hanno chiesto di confrontarmi con il tema dell'immigrazione, ho
ho pensato, e io cosa c'entro? Aspetta un attimo, aspetta. Ricordo più cosa stavo. Cosa... No. Era partita bene la prima volta, adesso rifalla. La sentiamo. Poi quando ho avuto invece l'illuminazione, che in questo caso è effettivamente reale anche di pensiero. Ogni lavoro, ogni attività è un servizio, anche il più umile, per la vista sociale. Perché ho avuto l'idea dell'oro, perché qui mi ha illuminato, ha detto ok, quel quartiere dovrà essere oro. Stanotte ho dormito 3 ore. Quindi io non credo nel lavoro coercitivo, io credo che il lavoro sia nobilitante sempre, in qualunque caso. Sì, assolutamente sì, ne vado fiera. Se mi sento italiana e mi sento una cooperatrice sociale. Tutti sono artisti perché ognuno esprime, l'arte è espressione, un'espressione intima, e quindi ognuno è artista di se stesso, cioè compie un'opera d'arte con la propria vita, con la propria attività. Un cooperatore deve avere una grandissima passione. Secondo me la base fondante di tutto quanto, di tutto quello che è l'attività umana, è la passione. Cioè uno si muove, deve muovere con la passione e la consapevolezza di quello che fa. Cioè, cerco di sorridere quando cammino per il mondo. Mia. Già, secondo me, sorridendo è un... quando sorridi si è accettati. E accetti, è una comunicazione. Se rispondi a una persona sorridendo è già un'accoglienza. L'arte è una possibilità importante di comunicare. Mi sento sicuramente, vedo che nel mio fare artistico, nella mia serietà, nello stare di fronte all'operato artistico e a quello che ne consegue nella mia natura, sicuramente genero delle situazioni positive, anche sociali, che rimangono nel tempo e stanno continuando. Come artista questa operazione non è un'operazione economica, nel 99% dei casi in tutte queste cose che ho fatto sono stato fortunato se ho recuperato le spese, ma proprio per questo credo in questa cosa, perché se ognuno di noi si impegna in questo modo, questa realtà può cambiare, può diventare anche un fenomeno economico. Allora loro che si occupano di fare economia col sociale potranno anche cominciare a considerare l'arte come possibilità di fare economia nel sociale. Faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, okay, di cielo,
è un'idea comunale. Un'azione di cooperazione. Passo più. Ok, grazie. Tino? Quella faccia un po' così, quelle espressioni un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armadi, tengono limi e vecchie lavande. Lasciaci, tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna i gamberoni rossi, solo un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quelle espressioni un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Ratatata, taratata, ratatata, taratata.